perfettamente, ti posso elencare pure, abbiamo la prima vittoria di Cagno su Isola. Sì, che è il primo vincitore assoluto della targa nel 1906. Sì, del 6 maggio. Sì. Poi abbiamo la vittoria del professore Vaccarella con Lorenzo Bannini del 1965. Giacinto, tu adesso non le stai vedendo, ma noi le mandiamo in onda queste piastrelle prendendole dal sito, ok? Bene, bene. Poi abbiamo quella del 70 della vittoria di Sittert e Redman, Albiglio e Snello, la 908 di Sittert che sì, viene inseguita dalla 512 Ferrari del di Vaccarella, eravamo e lì. Poi abbiamo quella bellissima, una bella l'ultima piastrella, guarda, chiamiamola piastrella, ma l'ultimo è un quadro, piastrella è un quadro eccezionale con Munari inseguito da Marco Galli con l'Alfa Romeo, sì, che sì, senso nel pieno centro abitato di Collezzano, è stupendo quel, sì, è sì, una cosa sì, eccezionale, sì. Quindi immagino le prossime, no? La prossima si parla di un ultimo pannello, ma non dico che non ce ne saranno altri. A Santa Maria di Gesù, cioè all'ingresso del paese, praticamente ci stiamo muovendo perché vogliamo fare l'edizione del 1955. Hai nominato un quartiere di Palermo che mi viene un sussulto al sì, cuore. Sì, sì, sì. Io sì, sono stato a Palermo 10 anni, sì, e ho abitato praticamente una traversa di via dell'Orso Maggiore, che tu sai che cos'è, no? Sì. Bene, io ho saputo invece, dopo che mi ero trasferito a Catanzaro nell'81, che la tomba del commendatore, del cavaliere, del grande di Santa Maria di Gesù era proprio, e non sono quindi oggi a conoscenza ancora di questo cimelio dell'umanità, voglio dire, perché Vincenzo sì, Florio è il cimitero delle figure storiche monumentale di Palermo. Spero di andarci comunque abbastanza sì, presto. Sì, 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 sì. Giacinto, noi certo se parlassimo della Targa Florio cominceremmo stasera e finiremmo altri tre anni, non so sì, quando, sì, no? Sì. Perché tu sei un mio coetaneo, diciamo, sì, siamo ormai vaccinati per dire, no? Io ho seguito la Targa dal 1951, cioè il giorno che ha vinto Cortese, fino a ora. Quindi hai... E non ti dico che ho visto anche l'edizione del Giro di Sicilia. Tu sei di Collesano, Giacinto? Sì, 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 di Collesano. Quindi ti sono passate tutti dentro casa questi... Dentro casa, perché io abitavo a un metro di distanza, poi non ti dico, la passione mi è stata inculcata da mio padre. Hai mai guardato la targa seduto sulla sedia come si vede in certe riproduzioni storiche? No, di solito stavo sempre alzato perché praticamente l'adrenalina non mi faceva stare seduto. Io vivevo, e ti dico un'altra cosa, peccato, che oggi io sarei in possesso di decine e decine di centinaia di foto, ma siccome non volevo perdere tempo con la macchina fotografica nelle mani, perché mi volevo godere sostanzialmente fino in fondo hai avuto la stessa sensazione che avevo io, no? Sì, cioè sì, la macchina sì, fotografica sì, era quasi un disturbo. No, certo, non abbiamo quindi alcune cose, non abbiamo fotografato anche per una questione di economia, ai miei tempi, voglio dire, sì, le fotografie a colore all'epoca costavano un pozzo di soldi per uno studente, insomma, no? Sì, ma non è questo il discorso è che io volevo che la Targa Florio, le macchine che mi passavano, come ti ripeto, a un metro di distanza, mi entravano nell'anima o nel cuore con la stessa velocità come passavano loro. Perfetto. Questo è il discorso. Allora, Giacinto, ascolta, sì, le indicazioni del museo le abbiamo date. Chi è sì, Giacinto Gargano, ripeto, ancora è da scoprire, perché dovranno venirti a trovare per parlare con te e tu sì, sarai ben lieto di... Sì. Alimentare questa. C'è il numero telefonico al museo,
0921 664 684. Lo stiamo mandando in sovraimpressione, sì, così la gente potrà eventualmente contattarti. Gli, sì, orari, gli orari sono quelli lavorativi più o meno, no? Più o meno sono quelli lavorativi, anche se il lunedì pomeriggio per ora per mancanza di spazio, di personale. Di domenica non è aperto il museo. Come? Di domenica non è aperto. Sì, sì, è aperto, sì, sì. È aperto. Proprio il sabato e la domenica è sempre aperto. Addirittura, okay, si sussurra che anche per Natale forse dovrebbe essere aperto. Poi... Allora speriamo che questa nostra piccola, diciamo, introduzione, ecco, del museo, sì, della Targa Florio di Collesano possa ecco, far giungere a Collesano un indotto ancora maggiore di quello che già ha. Ma certo che noi abbiamo avuto il grande onore e il piacere di avere grossissimi personaggi del mondo automobilistico dell'epoca. Sappiamo, io sto mandando in onda, tu ripeto non li puoi vedere, li vedrai poi con la registrazione, tutti, sì, i personaggi che ti sono venuti accanto e che ho trovato sul sito chiaramente, sì, e quindi facciamo vedere di che cosa si tratta, insomma, no? Ultimamente sì, sei stato, sì, sì, con... Abbiamo, a parte il fatto che il giorno dell'inaugurazione del museo a Collesano c'era tutto il mondo degli anni 60 e 70, dal professore Vaccarella chiaramente a Sandro Munari, a Carlo Maria Abbate, a Margherita Bandini, alla figlia di Umberto Maglioli, la Marcò, Isabella Baruzzi. I tedeschi sono venuti, Giacinto. Carlo Facetti, Rosadella Facetti, sì, il principe Sarrabo di Giardinelli, Ignazio Capuano, per di Totò Riolo, l'ultimo arrivato. Ma l'Enep, vedo, insomma, sì, insomma. Eh? Va all'Enep ultimamente, insomma. All'Enep ultimamente, sì, ultimamente è venuto all'Enep. Ma sono stato in visita anche qua l'ingegnere Mauro Fortieri, Nanni Galli, Cecchi Ickes, la Russia, Ilford. Vabbè. No, il punto è un altro, perché sì, mentre per noi questi nomi, no? Ecco, sì, non dobbiamo dimenticare, le persone della nostra età non devono dimenticare quello che ti sto dicendo, sì, perché mentre per noi questi sono nomi epici, e mitici, sì, per le nuove generazioni, i quarantenni, non hanno, sì, nessun significato. Vabbè, con quelli in questa maniera però si apprendono chi erano questi. Certo. Sì. Niente, Giacinto, dovremmo in ogni caso concludere, non ti coinvolgo con il discorso della Targa Florio Mondiale Rally, perché è un discorso, sì, che con te vorrei affrontare, sì, più, in maniera più approfondita. Sì. Restiamo per il momento con la filosofia di quella grande mitica corsa che abbiamo, sì, visto, sì, nella nostra giovinezza, sì, che ci ha alimentato la nostra passione, ci ha formati anche, volendo, anche intellettualmente. Non ci sono dubbi, perché i vari piloti sono stati anche maestri di... Penso proprio di sì. Senti, Giacinto, io ti ringrazio affettuosamente, spero di incontrarti quanto prima. E ti faccio i miei più affettuosi auguri di un buon Natale e un felicissimo anno nuovo. Altrettanto anche per te e per i tuoi, sarà sempre un gran onore e piacere incontrarti. Benissimo. D'accordo. Allora, ad incontrarci in un prossimo futuro a Collesano, al Museo della Targa Florio. Passeremo una giornata assieme. D'accordo, Giacinto, okay, grazie. In gamba, ciao. Maglioli, sixth overall. Vaccarella in the lead. Colin Davis, tenth. Scafiotti, second. The Ford, third. Vaccarella's time.